Allerta meteo, lezioni da casa, digitalizzazione delle lezioni per permettere agli studenti di non perdere giorni di formazione senza correre alcun rischio, è la proposta lanciata dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Gioielli rubati alla madre, denunciato, un rapalese di 44 anni ha sottratto preziosi dalla casa della mamma per oltre 10.000 euro di valore. Cibo surgelato presentato come fresco, controlli dei carabinieri tra Golfo Paradiso, Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure, bar sanzionati, riscontrato anche il funzionamento delle macchinette d'azzardo oltre le 21. Buonasera dal TG Tiguglio, lezioni digitali per supplire alle chiusure delle scuole durante le allerte meteo e non far perdere giorni di scuola agli studenti. L'idea lanciata dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. L'idea non piacerà agli studenti, a differenza dei genitori. Digitalizzare le lezioni per permettere ai ragazzi di non perdere giorni di formazione anche quando costretti a casa senza correre alcun rischio. È la proposta lanciata dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, e dalla consigliera delegata alla pubblica istruzione, Laura Mastrangiolo, a fronte delle continue allerte meteo che mettono i sindaci nelle condizioni di chiudere le scuole. L'idea, afferma il primo cittadino, è quella di creare una piattaforma digitale che con le moderne tecnologie è facilmente realizzabile ed è già in uso nelle più importanti università del mondo, che consente ai docenti sia lezioni streaming che lezioni registrate, in modo tale che la lezione possa essere seguita dagli studenti in tutta sicurezza, senza farli spostare durante le allerte. La modalità dovrebbe essere accettata dal Ministero e Rapallo diventerà la prima città ad adottarla, dice Mastrangiolo. La proposta di digitalizzazione delle lezioni sarà oggetto di un attento studio in sinergia tra comune, istituzioni e dirigenti scolastici rapallesi, principali attori nel processo di formazione degli studenti e indispensabili per la concretizzazione e organizzazione di questo progetto. Ieri un furgone è rimasto in bilico sopra il torrente San Lorenzo a Moneglia a causa di un cedimento del terreno. I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti mettendo in sicurezza la zona e fortunatamente nessuno si trovava appunto nella zona al momento di questa frana. E poi adesso invece parliamo di un'operazione dei carabinieri, cibo surgelato presentato come fresco, bar sanzionati. Sono state 9 i bar sanzionati giovedì scorso dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure in una serie di controlli che hanno interessato Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo. Le sanzioni combinate arrivano a un totale di 10.000 euro. Sono 2 i filoni delle irregolarità riscontrate. Nelle zone più turistiche si parla di cibo surgelato, in particolare brioche e stuzzichini, presentato come fresco. Altrove è riscontrato il funzionamento delle slot machine anche dopo le ore 21, con inottemperanza a ordinanza del sindaco. Sono stati raccolti 1.396 euro con la cena dello scorso 29 ottobre a Rapallo al ristorante Sapore di Mare, donati a Don Stefano per la mensa dei poveri dal gestore del locale che era stato distrutto dalla mareggiata proprio un anno fa. In occasione di quella cena, per ringraziare chi ha sostenuto la famiglia Yasser, è stata lanciata l'iniziativa denominata Pizza Sospesa. Pensando che le persone in difficoltà ci sono ogni giorno dell'anno, abbiamo voluto riservare loro un posto a tavola gratuito. Qualunque cliente o amico che volesse contribuire potrà lasciare la somma di 5 euro per una pizza e una bevanda che sarà servita o confezionata da asporto a chi momentaneamente in difficoltà ne farà richiesta, spiega Ahmed. Le pizze sospese ad oggi sono arrivate a 83. E restiamo a Rapallo, ancora cronaca, si sono registrati diversi furti, spicca quello che riguarda dei gioielli rubati alla propria madre e denunciato il figlio di 44 anni. È accusato di aver rubato gioielli per un valore di oltre 10.000 euro alla propria madre l'altra sera mentre era a casa di lei a Rapallo. Si tratta di un 44enne che i carabinieri della stazione di Rapallo hanno appurato pure avere già rinvenduto parte della refurtiva di un comparo oro cittadino. La parte di refurtiva recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria mentre l'uomo deve rispondere del reato di furto aggravato. Condannata invece per reati contro il patrimonio, commessi tra Genova e Rapallo, una ragazza di 27 anni di etnia rom è stata arrestata dai carabinieri a Genova.
deve espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. I fatti risalgono agli anni 2009, 2013 e 2015. Nei confronti della giovane sono stati emessi anche fogli di via che sanciscono il divieto di ritorno ad Eva Marina, Bonassola, Levanto, Monterosso, Rio Maggiore e Vernazza. Deve scontare la pena agli arresti domiciliari. Il gruppo consigliare di minoranza 100% Lavagna di Laura Corsi e Mario Maggi ha elaborato la propria proposta di bando per assegnare in gestione la biblioteca di Lavagna, la cui apertura al momento si limita a 3 mattinate alla settimana. Il testo proposto punta sul supporto del volontariato. Ci era stato chiesto dai componenti dell'attuale giunta di essere partecipi e oggi noi vogliamo esserlo in maniera organizzativa e costruttiva, dicono i due consiglieri comunali di 100% Lavagna, rivolgendosi alle associazioni cittadine perché diano disponibilità a fare la propria parte e alla maggioranza per l'approvazione della proposta nel prossimo consiglio comunale. Andiamo nel Golfo Paradiso. Ieri sera si è svolto a Recco Fattore Comune, evento dedicato ai prodotti con marchio di garanzia. Sono stati una ventina nel 2019 le denunce per l'utilizzo improprio della dicitura di focaccia di Recco. Nel contempo è stata anche l'occasione da parte del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, presente appunto ieri sera, di tracciare un bilancio dei suoi primi 6 anni, 6 mesi di mandato. Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, penso che stia gongolando perché la sua città è tra quelle che sono a rappresentare l'eccellenza italiana nell'enogastronomia. Sì, questa di oggi è una grande soddisfazione, però è un lavoro che viene da lontano, dall'attività di tanti, relativamente alla focaccia col formaggio, di tanti ristoratori, di tanti fornai, panificatori che hanno fatto la forza e la storia della nostra città in questo campo. E quindi oggi celebriamo loro, prima di tutto, celebriamo il nostro prodotto d'eccellenza che negli anni scorsi ha raggiunto anche la IGP, che è un grandissimo traguardo. Tra l'altro, come dicevo oggi in teatro a Sori, quando abbiamo fatto diciamo così, la dissertazione dei vari prodotti tipici, il nostro è l'unico prodotto in Italia che oltre a essere prodotto in un territorio determinato, nel nostro caso Recco, Camogli, Sori e Avegno, è anche l'unico che viene consumato in questo territorio perché è un prodotto che va mangiato fresco, a differenza di tante altre specialità, tante altre eccellenze che essendo dei conservati possono essere poi portati all'esterno. Quindi da un lato una grande soddisfazione perché la gente viene attratta dal nostro prodotto per mangiare l'originale nei nostri territori, dall'altro una grande responsabilità anche in termini di comunicazione per veicolare al meglio questa eccellenza che non è magari conosciuta in tutti gli angoli del mondo, anche se molto spesso mi trovo a girare per l'Italia e anche per l'Europa e quando sentono dire il nome Recco fanno due associazioni, la focaccia col formaggio, la gastronomia in generale, ma la focaccia col formaggio in particolare, e ovviamente la pallanuoto nella quale andiamo tantissimo fieri. Bene, ora invece facciamo un po' un consuntivo di quelli che sono stati i primi 6 mesi della sua amministrazione. Siete partiti con il piglio giusto, cosa avete fatto e cosa avete in programma per il 2020, che sarà un anno molto importante. Sì, noi siamo partiti subito con l'acceleratore schiacciato. Abbiamo fatto una grande attività prima perché abbiamo fatto una preparazione di circa 2 anni con la città, abbiamo elaborato un programma anche molto impegnativo, ma siamo arrivati lì con le idee molto chiare, con una squadra molto coesa, non solo dal punto di vista politico come schieramento, ma anche dal punto di vista delle persone, quindi della compagine, una gran bella squadra che sta lavorando in maniera sinergica. Questo ci ha consentito di affrontare subito alcuni temi caldi come una politica innovatrice per quanto riguarda i parcheggi, una politica innovatrice per quanto riguarda la pulizia della città, una politica innovatrice per quanto riguarda l'offerta turistica. Ovviamente arrivando in corsa abbiamo già dato qualche segnale da questo punto di vista e adesso lo stiamo sviluppando per il medio e per il lungo termine. E oltre a questo abbiamo cominciato da subito a lavorare per la rigenerazione urbana della città, che è il core business, lasciatemi dire questa parola, del nostro programma amministrativo. Una città nuova, rinnovata, più green, con tanto verde, con spazi pedonali e con parcheggi a corona del centro. Torniamo a Lavagna perché l'amministrazione comunale ha fatto eseguire una pulizia delle aiuole di Piazza Adriano V, giardinetti collocati
tra Corso Buenos Aires e Corso Genova, sin qui invasi da piante ed erbacce mai sistemate. Abbiamo restituito un altro pezzetto di lavagne lavagnesi, dice il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante. Da anni questi giardinetti erano totalmente lasciati all'abbandono e di conseguenza anche mal frequentati. Ora sono felice di vedere che, grazie al nostro intervento, sono tornati a vivere e a essere usufruiti da chi desidera sostare in tranquillità. Andiamo nell'entroterra, andiamo in Val Graveglia. Domani ci sarà un'esercitazione straordinaria alla miniera di Gamba Tesa. Domani in Alta Val Graveglia, alla miniera di Gamba Tesa, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico si eserciterà in una giornata speciale nella quale il sito rimarrà aperto al pubblico che, oltre a visitare la miniera museo, potrà dunque assistere a questa esercitazione di recupero e trasporto in grotta. Nell'occasione sarà inoltre consegnato alla miniera, che è gestita dall'ente parco dell'Aveto, un nuovo defibrillatore semiautomatico, acquistato grazie al progetto regionale per l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in zone a ridotta accessibilità. Il presidente dell'ente parco, Michele Focacci, preannuncia che il secondo verrà collocato alle casermette del Penna. Sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, la sua giunta ha deciso finalmente l'acquisizione al demanio comunale della strada interpoderale di Capranaltra. Quali gli stanziamenti e qual è il timing degli interventi che avete predisposto? La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità economica della realizzazione e acquisizione al demanio comunale dei primi 800 metri dalla curva di San Lazzaro a salire fino a quando diventerà piana la strada come pendenza. Un progetto importante, un progetto promesso in campagna elettorale che i cittadini aspettavano da diversi decenni. Si tratta della messa in sicurezza, quindi realizzazione di muri di contenimento, regimazione delle acque, illuminazione pubblica, nuova asfaltatura, che permetterà quindi a tutti i residenti di accedere in sicurezza e i mezzi pubblici anch'essi di poter transitare in piena autonomia e sicurezza. Un impegno quindi, come ho già ripetuto, promesso in campagna elettorale, ma che il primo consiglio comunale ha fatto un atto di indirizzo dando mandato alla Giunta. Abbiamo stanziato 370.000 euro e prevediamo, una volta la formale acquisizione davanti al notaio di tutti i frontisti, atti che si stanno facendo in questi giorni, di procedere con la gara pubblica. La Lega Navale di Chiavari e Lavagna anche quest'anno ripropone la rassegna Uomini e Navi. Abbiamo con noi il neopresidente Federico Bianchi. Buongiorno. Buongiorno a voi, siamo qua a presentarvi la nuova rassegna. Anche quest'anno abbiamo fatto 9 incontri distribuiti da novembre a febbraio, poi ci sarà la locandina, vedrete tutti all'interno, ci sono i nostri fautori e consiglieri che daranno spiegazioni. Quindi noi siamo qua a dare soprattutto una conoscenza del mare e portiamo alla cittadinanza la vicinanza del porto, cosa che la città non sempre viene a vedere. Ecco, qual è il messaggio fondamentale della rassegna Uomini e Navi? È una conoscenza e la possibilità di tutti i cittadini di venire a partecipare a queste conferenze per conoscere storie di mare e conoscere le normative anche che leggono sul mare e varie altre interessanti rassegne. L'ingresso è aperto a tutti o solo ai soci? L'ingresso è aperto a tutti e tutti un sabato sì, un sabato no, alle 5:30 in sede qua in porto a Chiavari, box 51. Parliamo un attimo della Lega Navale e delle attività. Quali sono gli obiettivi previsti a cavallo tra il 2019 e il 2020? Allora, gli obiettivi previsti sono quelli dello statuto, quindi far conoscere il mare, fare educazione nautica. E quindi noi abbiamo i corsi di vela, sia per bambini che per adulti, che abbiamo sviluppato sia nel periodo estivo sia nel periodo autunnale, portando poi i bambini a conoscere il mare, a divertirsi anche sul mare. Poi abbiamo tutta la sezione del canottaggio, sia amatoriale che agonistico, con ottimi risultati. Poi abbiamo tutto il Palio Remiero della città di Chiavari, dove noi abbiamo vinto il Palio Remiero con il sindaco come
rematore, e successivamente abbiamo tutta la parte culturale, abbiamo un gruppo di attività sociale dove signori di mezza età, diciamo così, possono venire, passare delle pomeriggi insieme per giocare a carte, per scambiarsi culturale e fare attività ginnica durante la mattinata. Poi abbiamo il gruppo culturale degli uomini e navi, che farà anche il progetto Gente di Mare, poi con i bambini nelle scuole. E poi abbiamo il gruppo ambientale che si occupa della no plastica in mare e tutto il sviluppo della cultura e dell'ambiente, come rispetto dell'ambiente. Queste sono principalmente le nostre missioni, mission, e cerchiamo di ce ne sono abbastanza, ecco. Una bella iniziativa, anche quest'anno Uomini e Navi insieme alla Lega Navale Italiana. Sono sempre contenta di essere qui presente ad ascoltare tutti quelli che sono i progetti sempre nuovi, sempre sul pezzo dei signori della Lega Navale. Tutti i progetti che coinvolgono la città in tutto l'anno e anche varie fasce d'età. Progetti che sensibilizzano su quelle che sono poi le caratteristiche fondamentali del nostro territorio, l'amore per il mare, tutte cose che poi in qualche modo giustificano la sempre meritata bandiera blu. Lester dell'Impero viene da un allevamento vicino a Torino e con mio marito abbiamo deciso di prendere questo cane per la nostra bambina che desiderava tanto, al tempi aveva solo 3 anni, e ci siamo un po' informati su vari allevamenti che ci hanno portato appunto a questo vicino Torino, e siamo andati a sceglierlo tra virgolette, perché poi alla fine è stato lui che ha scelto, perché quando la cucciolata ci è stata presentata Lester è andato sotto le gambe di mio marito. E così diciamo che c'è stato un amore a prima vista. Dopo un paio di mesi siamo andati a riprenderlo insieme alla nostra bambina e da allora è entrato a far parte della famiglia. Lui era il mio maschio, poco dopo che era in casa con noi sono rimasta incinta ed è arrivato il fratellino, il secondo maschietto di casa con cui appunto è cresciuto, visto che comunque mio figlio ha 12 anni, mia figlia ne ha 16 e Lester ne aveva 13 e 8 mesi. Vecchietto, però in ottima salute, super controllato dal veterinario, aveva appena fatto tutti i controlli, il veterinario che lo seguiva ci rincuorava dicendo che sarebbe vissuto ancora molti molti anni, proprio perché era tenuto benissimo, proprio come un membro della famiglia, il quale poi per noi lui era. Per il weekend dei Santi con la mia famiglia siamo andati fuori Liguria con degli amici. Il cane, come era consuetudine, rimaneva con la mamma a dormire dopo che è mancato mio padre, glielo avevamo lasciato definitivamente la notte. E domenica qui c'era l'allerta rossa e quindi al mattino mia madre gli aveva fatto fare giusto una pipì molto veloce. Visto il momento di tregua nell'ora di pranzo ha pensato di fare 2 passi di più nell'area condominiale di casa e si è spinta fino ai bidoni della spazzatura che saranno 200 metri dal portone e ha fatto questo giro suo di consuetudine e poi, visto che comunque il tempo non era dei migliori, ritornava verso casa e erano di spalle lei e Lester. E mia madre non ha sentito alcun rumore, nessun passo, nessun ringhio, nessun abbaio, niente. E ha sentito strattonare il guinzaglio e sollevarsi e girandosi ha assistito a questa scena straziante di questi 2 molossi, perché sono 2 molossi, 2 cani enormi, alti come dei pony, che avevano il mio piccolo in bocca e che ne hanno fatto uno scempio. Mia madre, disperata, ha cominciato a urlare e chiedere aiuto, ha cercato di tirare 2 guinzagliate a questi cani, che però figuriamoci, non sentivano niente, e poi sono arrivati vicini, i cani si sono riallontanati paciosi come sono arrivati, probabilmente diretti verso la padrona che ha assistito da tutto, da lontano, senza intervenire, senza chiamare, senza vedere se mia madre aveva bisogno. Sono intervenuti dei vicini meravigliosi, poi mia mamma ha chiamato mia sorella che è arrivata
quasi insieme ai carabinieri, hanno fatto i rilievi del caso, le fotografie, purtroppo anche quelle. E però per Lester purtroppo non c'era proprio più niente da fare, perché non respirava più. Assolutamente, mia madre in questo momento non sta vivendo bene, perché chiude gli occhi e vede questa scena, non riesce più a dormire come non riusciamo a dormire noi. E noi siamo stati avvertiti, abbiamo fatto 8 ore di viaggio incubo, i ragazzi completamente sotto shock, la mia grande è stata praticamente 2 giorni sotto il piumone a piangere, il maschio ha reagito in modo più naturale subito, dando poi però il crollo inevitabile, poi c'è stato. La cosa che più ci rammarica e che ci fa rabbia e male è il fatto che questi cani erano stati più volte segnalati al comune, più volte erano stati avvertiti i vigili, erano stati chiamati, erano cani aggressivi, perché comunque al guinzaglio in giro per il centro cittadino senza museruola avevano aggredito e ferito veramente in modo grave un'altra piccola cagnolina quest'estate, e che non sia stato fatto niente, perché questo poteva essere evitato, poteva essere assolutamente evitato, che questi cani qua venivano lasciati in questo, in questa area soli giorni e giorni, e secondo me si sono anche incattiviti e uscivano, andavano dove volevano e nessuno li ha mai fermati. Questa negligenza un po' ci fa arrabbiare, perché non bisogna prendere sotto gamba queste cose, perché ok, è toccato al mio cane, che per me era come un figlio, e però ringrazio il cielo che mia mamma sia stata graziata dai morsi di questi cani, e soprattutto poteva accadere a un bambino, perché spesso per esempio il mio cane scendeva con i miei figli, e se ci fosse stata mia figlia so benissimo che non si sarebbe risparmiata per toglierli dalla bocca, e cosa succedeva? Un macello. Quindi finché non succede una disgrazia non si interviene, e non deve essere così, deve essere il contrario, bisogna intervenire per prevenzione, non per fatto avvenuto. Io non sono arrabbiata coi cani, ovvio li odio, però io mi rendo conto che sono animali e la colpa non è la loro, la colpa è di chi li teneva, e perché bisogna sapere gestire certi animali, sono delle armi, è come avere un porto d'armi, bisogna avere una certificazione, bisogna fare delle scuole, bisogna che certi animali vengano dati a delle persone adeguate. Io ho aperto questa battaglia, chiamiamola così, anche mediatica, di vendetta, ma non contro i cani e nemmeno verso le persone, anche se ovviamente dovranno in un certo modo far fronte a quello che è successo, ma soprattutto perché non devono succedere queste cose assolutamente, e a nessuno. Io non voglio che quello che stiamo passando noi lo passi un'altra famiglia, che nessuno debba subire una cosa così orribile e dolorosa, ed è questo lo scopo primario che ho. Io non mi interessa altra cosa, ma Lester comunque non me lo ridanno, il mio bimbo peloso non torna a casa, ma non deve succedere a nessun altro cane, punto. Questo è lo scopo primario. Previsioni per domani, domenica 10 novembre. Cielo molto nuvoloso coperto, con precipitazioni sparse. Rovesci intermittenti più frequenti su Savonese e Genovese di Ponente. Vento fradebole e moderato da nord-est sul centro Ponente. Debole da sud-est sul Levante. Dalla sera moderato da nord-est ovunque. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature previste. Sulla costa tra 11 e 15 gradi. Nell'entroterra tra 4 e 11 gradi. Previsioni per lunedì 11 novembre. Cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli e sparse, salvo locali rovesci più intensi, specie lungo le zone interne.
vento moderato localmente forte da nord-est, mare molto mosso sotto costa, agitato al largo. Le temperature previste: sulla costa tra 11 e 17 gradi, nell'entroterra tra 5 e 12 gradi.